Per l'inchiesta di Sinapsi News e Napoli News Magazine stiamo per collegarci telefonicamente con il direttore del Popolo Italiano, dottor Antonio Mattia. Buonasera direttore, come sta innanzitutto? E siamo pronti per farle una serie di domande alle quali speriamo lei voglia darci le risposte che ci aspettiamo, o quantomeno le risposte che lei si sente di dire. Buonasera Sergio, niente, io come di consueto non mi sottraggo mai, non mi sono mai sottratto alle domande di colleghi, figuriamoci adesso se un amico collega è colui che me la pone. Perfetto, io ci diamo del tu praticamente perché oltre che colleghi siamo amici, ci conosciamo da tantissimi anni. Volevo dire, ti disturbo perché ho appreso stamattina dalla rassegna stampa un articolo interessante di una cosa che pubblicammo all'epoca su Il Popolo Italiano, un nostro primo amore di gioventù, diciamo, come testata giornalistica, che fece scalpore 5 anni fa, esattamente all'insediamento della presidenta della Camera, la signora Laura Boldrini. E sta cosa mi ha indotto a disturbarti. Volevo dire, loro hanno ripreso praticamente la foto che pubblicammo sul giornale e proprio in funzione di quello che sta accadendo, tra le altre cose, in questi giorni, dove un ragazzo a tempo record è stato praticamente identificato, rintracciato e arrestato dalla polizia, che il collega di Leo del Tempo definisce addirittura KGB della Boldrini. Cosa ha rievocato, se ha rievocato qualcosa in te, questa vicenda? Beh, vedi, caro Sergio, in effetti sì, ho rivissuto leggendo l'articolo di Angela Di Pietro sul Tempo, la quale l'ho sentita ieri telefonicamente, alla quale io ho dato delle, così, quello che ricordavo, ho dato delle notizie di quello che accadde ben 4 anni fa, quando mi vidi piombare a casa 6 agenti in borghese guidati all'epoca era il commissario Sandro Spirito del commissariato di fondi. Praticamente i miei figli mi chiamarono, io mi trovavo a Sperlonga, ma vicino a Sperlonga, vieni papà, vieni subito a casa che c'è la polizia, lì per lì c'è la polizia a casa, dico ragazzi cosa avete combinato? Diciamo, papà, guarda che non siamo stati noi che abbiamo combinato qualcosa, ma sembra che cercano una foto, vogliono sequestrare i computer, roba del genere. E faccio una corsa a casa, arrivo praticamente all'uscio di casa e vedo, insomma, i poliziotti intendi a rovistare. Scusi, ma a quel punto Sandro Spirito mi riconosce e dice: ma Antonio, ma sei tu? Dice: ma Sandro, cosa ci fate qua? Dice: no, ma vabbè, abbiamo capito tutto. Si bloccano. E lasciamo stare, abbiamo altre cose da fare, firma questo verbale che abbiamo identificato tutto quanto, dammi il documento di riconoscimento, fammi andare via subito perché ho tante cose più importanti da fare. E lì, insomma, l'ilarità, ecco, finì tutto, insomma, in quel modo lì. E poi, dopo 15 giorni, mi arriva praticamente la convocazione da parte del dottor Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che insieme a Nello Rossi, praticamente un altro alto magistrato che si sono sempre occupati, insomma, di questioni importanti, fui convocato a Piazzale Clodio per spiegare i motivi per i quali io, insomma, avevo pubblicato sul mio proprio Facebook una vignetta satirica. E lì, insomma, ecco, venne fuori tutta la, diciamo così, come definirla, l'inadeguatezza di determinati personaggi che, grazie a un aborto politico,
sono andato ad occupare andò ad occupare la terza carica dello Stato, e parliamo della signora Boldrini. Mi sia consentito un sillogismo. Tu ricorderai benissimo Andreotti, Giulio Andreotti, che sicuramente non era uno stinco di santo, sicuramente non era il nostro modello a cui guardavamo politicamente, però ecco, era uno che quando lo si attaccava facendo satira, rispondeva in modo garbato, simpatico, e con quello smontava eventuali avversari politici. La Boldrini invece non ha questa capacità, è una persona, consentimi il termine, uterina, nel senso che quando gli gira, e spesso gli girano, non riesce praticamente a contenersi e spara su qualsiasi cosa possa contrastarla. Questo è un suo modo di fare, ne prendiamo atto. E se viene messo in relazione ai tempi di internet, ovvero ai tempi di Facebook, dove una persona pensa e agisce e scrive in quel momento quello che si sente di scrivere, e magari spesso lo si fa, diciamo, senza controllare e ricontrollare, quello che si dice, ecco che viene fuori praticamente insomma, il casotto, come si suol dire. Il mio caso fu, vabbè, io lo reputo una boutade, poi altri, ognuno ha la propria opinione, perché si sorrideva sulla figura, diciamo, donna dell'anno indicata da Famiglia Cristiana, e dico, vabbè, depilata dell'anno, che era una battuta, può essere maschilista, trinarciuta, ma non fu un'offesa. Altre vignette e altri commenti sono proprio di odio politico, che io non condanno, attenzione, perché sia l'amore che l'odio sono sentimenti legittimi. Quindi se uno, fra virgolette, la fa fuori dal vaso, fa incavolare la gente, il popolo, reagisce in questo modo qua, reagisce con i mezzi che ha, reagisce con le vignette, magari anche, diciamo così, orribili, brutte, come la decapitazione. Ecco, magari decapitare una persona assolutamente no. Io tutto al più ci faccio una risata dicendo, vabbè, depilata dell'anno, basta, finito lì. Poi sono persone che magari buttano fuori qualcosa di più duro, di più, però rimane sempre nell'ambito di chi ci mette la faccia, perché anche questo ragazzo, anche quando si scrive su Facebook, vedi, e ci si mette il nome e cognome, insomma, si esprime una cosa liberamente, anzi, non lo fanno da vigliacchi, non lo fanno non si nascondono dietro nickname inesistenti o persone fasulle. È il loro modo di contrapporre un'idea, e guarda che insomma noi la pensiamo diversamente, e lei, sbagliando, la presidenta, ci marcia ancora, sbagliando, è andato fuori strada, perché non puoi metterti a contrastare migliaia di persone che insomma ti contrastano in tutti i modi, dicendo che, non, insomma, scrivendo che il tuo modo di fare è sbagliato, e lei invece di addivenire, o comunque di avere un atteggiamento di confronto, lei cerca inevitabilmente e costantemente lo scontro. Perfetto, io innanzitutto voglio ringraziarti per la disponibilità, tra l'altro di sempre, mai negata, e soprattutto volevo così un inciso: l'accostamento a Giulio Andreotti è veramente coraggioso, ma capisco il senso in cui tu l'hai fatto. Andreotti era un uomo di statura politica elevatissima, stiamo parlando del giorno e della notte. La Boldrini, e questa è una considerazione mia personale, me ne assumo la responsabilità. La Boldrini non solo non accetta il dibattito, ma quando non si fa o non si aderisce anima e corpo a quello che lei,
obbliga o ordina di fare, sei sicuramente, come dire, un fascista, così oramai è di moda derubricare il tutto con questa frase, quando non si hanno argomenti da mettere sul tavolo. Stamattina io avevo fatto un pezzo proprio sul pericolo Facebook, sul pericolo dei social, che secondo me va lasciato assolutamente inalterato, libero anche nel suo stesso contenuto pericoloso, ma nella più ampia e massima libertà di opinione e di espressione, come sancisce anche la Costituzione. E quindi che ognuno liberamente possa esprimersi senza correre il pericolo, il rischio di essere visitato dalle forze dell'ordine o arrestato, certo fermo restando il rispetto personale e evitando l'ingiuria. Ma una foto che mostra la Boldrini come mamma l'ha fatto, o la testa mozzata, abbiamo visto tantissime teste mozzate di militari, di soldati, di civili, e nessuno ha preso nessun tipo di provvedimento. Per cui lei si sente probabilmente figlia di un Dio maggiore. Io ti ringrazio ancora, ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la bontà, la pazienza di ascoltarci in questa simpatica chiacchierata. Saluto te e saluto tutti per Sinapsi News, Napoli News Magazine, Sergio Anglisano e Antonio Mattia. Buona serata. E ne approfitto per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno avuto modo di ascoltare questa breve intervista e ti auguro davvero un buon lavoro. Ciao Sergio.